Buongiorno ragazzi, nuovo episodio di Elden Ring. Eccoci qua, siamo rimasti nel castello, continuiamo l'esplorazione del nostro castello. Avanti, raga. Dunque, abbiamo detto che abbiamo un po' di strade da scegliere e adesso le proviamo. Forse anche solamente così per vedere dove ci portano, se troviamo ancora qualche oggetto. Tanto abbiamo aggiunto un altro livello alla nostra collezione e vediamo, andiamo avanti ragazzi con calma. Allora, dicevamo, torniamo prima di qua perché vogliamo subito salire là sopra per vedere che cosa ci porta lì, visto che il tizio ci ha detto che quello che cerchiamo è vicino. Allora, se per vicino intende il boss, grazie, lo so già. Se non intende il boss, ma intende qualcos'altro, vediamo, perché lui anche stava cercando qualcosa, mi ricordo. No, ho sbagliato a saltare, perché? Perché abbiamo sbagliato a saltare? Perché siamo stronzissimi? Vabbè, dai, vediamo su. Ah, sì. Chiaro, stavo per sbagliare nuovamente a saltare. Ogni tanto, ragazzi, sbaglio i tasti. Vabbè, comunque, in un Souls saltare come fa lui è veramente strano, eh? In un Souls. Poi, per carità, è verissimo che già Sekiro saltava, quindi è già meno scombussolante l'idea, perché comunque abbiamo visto in Sekiro, però è comunque una cosa diversa, eh. È comunque diversa, e guarda che non l'avevo vista sta cosa, giglio di Trina, che tra l'altro sembra una cazzata perché poi ne trovi, però non è abbastanza raro, eh. Qua ci sono di nuovo tutti gli stronzi da sconfiggere. Ah, beh. Fascia da plebeo modificata di nuovo, quella già ce l'avevo. Comunque, potenziato quel tanto che bastava, per farli fuori con un colpo solo. Ottimo. Questi invece no. Vabbè, e tu? Oh, scusa, non ti volevo colpire. Te invece mi sa che ti voglio colpire. Bastardi, mi piena pietrata in testa. Andate una fangala. Oh, morti tu. Guardate, morti tutti 1340 anni. Allora, abbiamo detto che qui ciò che cerchi deve essere vicino. Mi indichi la strada verso di là. E allora vado di qua. No, però. Proviamo di qua. Si scende, raga, si scende. Dove cazzo andiamo qua? Oh là là. Ullala, che cosa c'è qua? Ullala. Runa aurea da 5, ottimo. La runa aurea da 5 è sempre buona qua. Altra roba. Un quargo è inutile, i sacchi non li puoi distruggere. Pietra arcobaleno. Oh è là! Oh là là! Oh là là! Ma quanta roba che ci sta! Oh là là! Beh! Di qua. Dai che si apre la porta dove c'è il falò. Sapevo io. Eccolo qua. E qua dove cazzo stavo? Ah, stavo di là. Mon petit tresor, una bella shortcut. Va bene, la shortcut ci piace. E adesso che siamo di qua, ci butteremo di là. Perché abbiamo visto che c'è della roba da prendere e la prendiamo. E la prendiamo. Anche lì c'è altra roba da prendere, minchia. Un bel livello platform, raga.
Quelli cosa sono? Ah, sono pipistrelli. Sì, ma lasciami vivere. Foglia capillare. E di qua? Allora, di là non ci sta un cazzo. In che posto macabro e bruttissimo? Ah, ci sono i pipistrellozzi. Però sulle scale non ci piace affrontarli. Dai, vieni qua, vieni da papà, dai, su. Dove cazzo sei andato? Dai, sali, sali, fanculo. Ecco, adesso. Dopo che sono venuto fino a qua giù? Ah, posso ancora scendere giù di là, allora. Sarà difficoltoso, ma lo proviamo. Yes, pietra della forgiatura 2 e me ne dai 2, ottimo. Poi qua si scende ancora più giù. E beh. Chi se l'immaginava un livello così platform? Cazzo di maiala, e dove sono finito qua tra l'altro? Ma. Runa aurea 2. Topi. Tanti topi. Ok. No, perché. È questo? Minchia topolone. Uffa. Sti cazzi il topolone. Porca puttana. Fiorveleno. Si sentono dei rumori assai strani. Che cazzo è sto coso che sbrilluccica? E qui là. Porca puttana, che cazzo è qua? Minchia. Aia. Aia. Eccolo là. Minchia. Ah, io sto raccogliendo roba sbattendomi nella minchia, eh. Aia. Corri, sali, sali. Minchia. Urca.
Porca bottanazza. Qua dove cazzo stiamo salendo, tra l'altro? Bastardo porco. Allora, diciamo che mi sono spaventato qua, eh. Mi sono spaventato anche se in teoria non era proprio fuori dalla nostra portata qui. Però è che avevo preso un mucchio di cose, insomma, non volevo. Volevo vedere un po' che cos'era sta cosa. Comunque, dove siamo qua? Aspetta. Qua già ci siamo stati. Infatti, qui era il posto dove c'era. E difatti adesso guarda che si vede il mosco sotto. Mamma mia però. Che roba emozionante, raga. Peccato solo che non ci possiamo più tornare adesso. Sì. Peccato solo per quella cosa lì. A meno che non torniamo di nuovo qui e rifacciamo il giro un'altra volta. Ma pensa a te, quante cose che si scoprono. E questa roba qui, al mio primo giro, nella Blind Run per Xbox, che potete trovare sul mio canale, non avevo visto sta cosa, ragazzi. Non l'avevo proprio vista. Fantastico, oserei dire, fantastico. Qui che cosa c'è? Voilà. Beh. Che non attacchi? Ah, viene massucata la minchia. Minchia. Vabbè, che siamo lì, quindi non è tanto un problema. Però che palle. Che palle, raga, anche perché vogliamo vedere che cosa c'è fino in fondo per prendere due cosine, così. Porca troia, che due palline. Che due palline, ragazzi, che due palline, sì. Proprio, che due palline, boh. Boh, insomma, boh. Vabbè, torniamo a noi, va, tanto le anime sono qua.
Oh là. Stasus fetus e fetente. Che merda quando non muoiono subito quando voglio io. Oh, là c'è un seme, là c'è un seme. Abbiamo trovato un seme. E quello me lo vado a prendere volando. Eh sì, anche questo, guarda così. Prima uno. E poi l'altro, che il seme d'oro serve sempre. Oh, quegli uccelli maledetti, no. Che due palle, gli uccelli del cazzo, no. Oh, ah, l'abbiamo trovata, meno male. Questa l'ha ucciso lei, eh? Ciao. Sì. Quindi? Sì? Cioè, non ci mancherebbe, altro, scherzi. Ok. Va bene, ciao, sì, ok. Ottimo, quello che volevamo l'abbiamo trovato. Che era poi l'aiuto di questa tipa qua. Rune aura. Qua. Ah, siamo tornati di qua, quindi. Fantastico! Il fatto che gira e rigira, abbiamo fatto il giro e siamo di nuovo qua. Ok. Beh, che dire. Che è quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto. 8 ore 16, non ci basta per fare un livello. Che situazione maffa, non abbiamo abbastanza anime per fare. Non abbiamo abbastanza anime per fare un livello tutto intero. E non abbiamo abbastanza poche da fottercene se le perdiamo. Che roba brutta. Che roba brutta, ma va. Ah no, là ci non lo sto, qua c'è tutta la pappardella di roba da far fuori. Saliamo di nuovo di qua. Chi è quello? Che cazzo vuole dalla mia vita sto stronzo? E te? Che cazzo ci fai qua tu? Ma vedi te. Oggetti in terra? Sì, oggetti in terra. Dardi e funghi, ottimo. Mi vedo un cazzo in culo, anche i funghi. Insomma. Oh, là c'è un oggettuncolo insieme a un bastardo da ammazzare. Da ammazzare. E lo sapevo. Cosa mi dai? Ah, e vai, lascia. Ottima. Pietra da forgiatura. Questi iniziamo ad averne assai, eh. Ecco, la cosa che potrei fare, volendo, potrebbe essere andare a vedere se riusciamo a fare, a potenziare ancora l'arma. Questo sì. Questo lo potrei fare. Proprio sì. Ma non ci sta più un cazzo. Una porta? Niente, eh. Ah, ma lì invece c'è un oggetto. Lì l'oggetto c'è. Guarda dove l'hanno infilato nascosto, sti bastardi. Pietre da forgiatura. Ottime le pietre da forgiatura. Ottime. Solo tu? Non c'è più un cazzo? Finito tutto? Finita la festa? Quello l'abbiamo già preso. Peccato che me ne serva ancora un altro. Eh sì. Poi si torna su di qua. Si
Si può andare di qua, si può andare di là. Allora, bisogna dire sicuramente una cosa, cioè che quel boss là sotto, che poi è lo stesso boss che si trova nel primo dungeon chiuso, quel boss sarebbe da fare. Solo che ce lo fa fare senza lupetti e senza un cazzo. Comunque, vabbè. A qualcuno che parli con me, che mi voglia un po' di bene, no, eh? Tu? Sì, vabbè. Se trovo Pinco Pallino, va bene. Sì. Sì, ciao, ciao, ciao. Ci sta più nessuno? Tu? Come posso aiutarti? Almeno questo va subito al sodo. Poi di qua. Ok, niente. Tu hai deciso che tanto non mi parli assieme. Tra l'altro mi sa che è uno scheletro sto qua, che schifo. È brutto come la morte, oh. Tu? Ah, ok, questo non mi caga più. Fin quando non ammazzo Godric. Di là non ci sta più un cazzo. Andiamo subito dall'altra parte perché vogliamo fare subito alcune cose interessanti. Oh, qua ci andrò dopo. Le cose interessanti che voglio fare sono nell'ordine: potenziarmi la mia fantastica arma. E poi vedere se posso potenziare pure i lupetti. Buongiorno. Sì, certo. Ok, va bene, sì. Potenza armamento. Vedi che si può fare. Si può fare. Ne chiedi 6 però, porco cazzo. Porco cazzo, me ne chiedi 6. Ah, oh, attenzione perché. Minchia, pietre della forgiatura 3, ne abbiamo 2, le usiamo. Beh, diventa potente poi questa arma. Sì, usiamola, dai. Via, potenziata a più 6. No, a più 7. Sì, potenziata a più 7, ragazzi, ottimo. Ottimo. Proprio così, ottimo, direi. Sì. Proprio una bellissima cosa, ragazzi. Qua. Questo addirittura perché mi chiede 30 forza per indossare sto scudo. Però è pesantissimo, costa 16, cioè pesa 16, dai, minchia. Questo è il migliore che c'è sul momento degli scudi che ho. Che posso usare, perché poi ce ne sono altri ma pesano veramente tantissimo, quindi ok. Aspetta. Sì, qualcosa per me da dirmi? Ma si possono. Ah, ma ho bisogno di che cosa? Beh, che adesso come adesso non mi serve niente. Quindi vabbè, sul momento non duplichiamo un cazzo. Buongiorno. Sì. Allora, posso potenziare qualcosa? I lupetti, i lupotti? No, non posso. Perché mi manca la convallaria sepolcrale. Porca puttana, sta convallaria di merda. Potrei provare con questi anche, sai. Adesso la potenzio, tanto ne ho 8. Ok. Così, voglio vedere. Anche quelli. Poi. Oggetti non ne vendono, eh? Andiamo a comprare qualche incantesimino da qualcuno. Abbiamo 1000 anime. Là, sto stronzo ce la vende qualche incantesimo. Buongiorno. Sì. Allora, cosa possiamo fare? Che ce l'abbiamo già, complimenti. E questo non ce l'abbiamo ancora. Proiezione infuocata. Scaglia una sfera di fuoco rovente. Buono. Buono, fuoco rovente buono. Sì, certo. Come
Come no, sono già lì, guarda. Sì. Allora, adesso oserei dire che l'arma è abbastanza potente. Guardate, solo all'interno del castello, solo dalla porta principale, perché in teoria già qui è castello, volendo essere precisi. Il castello inizia qua, dalla galleria per il castello. Da qui in poi, guardate quanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E non vorrei essermene dimenticato qualcuno in giro. Solo per dirvi, eh. Porca troia. Sì. Stavo pensando se c'è qualche altra strada da fare, ma mi sa di no, le ho fatte tutte le strade, sì. Sono andato di là, sono andato di qua, sono andato di su, sono andato di giù, le abbiamo fatte tutte. Sapete che c'è? Oh, proviamo il boss. Proviamolo. L'unica cosa che mi viene in mente a questo punto, proviamo il boss. Diamoci una sistemata agli oggetti. Allora, l'equipaggiamento, quindi questo lo leviamo. Benissimo. Questo possiamo cambiarlo con qualcosa che è di più utile per il momento. Aumenta la vitalità. Aumenta la concentrazione, non ci interessa. Il danno da fuoco. Il danno da fuoco sì, effettivamente. Sai, sì, il danno da fuoco sì. Ci protegge il danno da fuoco. Ok. Proviamo così. Per quanto riguarda le armi. Poi invece gli oggetti. Proviamo a infuocarlo. Ok. Poi no. Di qua, eccola qui. Sì, evochiamola. Tanto non abbiamo granché da perdere, quindi possiamo provare tranquillamente. Poi. Oh, boss, eccolo qua. Gustatevela la scena perché tanto la vediamo una volta sola, quindi. Brutto, ragazzi. Minchia. Già ci vuole mettere in ginocchio, eh? Proprio per dire.
cazzo però. E merda. Seconda fase, ma siamo già messi di merda, quindi dubito che riusciremo a fare qualcosa. Sì, sì, come no. Si è amputato un braccio e direte buono, per fare cosa? Per innestarsi la testa di un drago. Eccola. Un culo a Iddu. Mecchia. Eccola. Abbiamo solo tre, ne abbiamo. È pochissimo. A posto. È inutile. Abbiamo provato, ma lo sapevamo che non eravamo ancora abbastanza forti. Buono, il fatto di averlo provato ci è piaciuto, ok. Sappiamo cosa fare a questo punto. Allora, non è proprio fuori dalla nostra portata, perché se vai a vedere il primo giro glielo diamo. Allora, togliamoci delle robe che tanto adesso non utilizzeremo. Allora, vediamo un po' a questo punto. Scusatemi, Ma le anime? Ah, no, è vero che le anime quando affronti un boss stanno dentro. Ma 600 anime, abbiamo detto che ce ne sbatacchiavamo le palline. Piuttosto adesso, già che siamo qui, guardate come si allarga pian pianino la mappa. Che bello, ci piace quando è così. Dicevo, adesso che siamo qui, proprio qui così, possiamo provare a salire almeno di un altro livello. Quindi da qui andiamo a far fuori i nostri soliti trollini da trollare. Cosa fai tu di bello? Trollo i trollini, io trollo i trollini. Andiamoli a trollare. Allora, cavallo. Siamo curiosi di vedere adesso a quello a cavallo quanti danni facciamo. Così, solo per sport. Sti cazzi. Buono. Quindi mi state dicendo che due colpi gli ammazziamo il cavallo. Ok, uvetta congelata, va bene, tanto. Quanti ce n'è. Ma che piacere che ci fanno tutti sti cosi. Tu
un'altra armatura da vendere, un altro risarcionatore sempre da vendere. Buoni, no, perché noi a questo punto questi oggetti ce li vendiamo. Allora, quanti cazzo sono? Affanculo. Ok. E se non ci ha regalato un cazzo, va bene. Diciamo che quegli oggetti li prendo sempre, anche se onestamente vi dico la verità. Questo. Oh, è la capra di merda. La verità. Con queste ci faccio le piume, quindi grazie. Lo dicevo, io quegli oggetti li prendo, ma sapete che non so nemmeno dove cazzo stanno, cioè boh. Comunque, prendiamoli tutti. Accappalo! Accappalo! E tu? Minchia. Si danno i colpi a una fanciulla che ti vuole massacrare di botte. Ma guarda te, ma muori subito, e muori subito. Ma vedi te, che bastasi. Bastasi fitusi. Buongiorno, buongiorno. Minchia, guarda la gamba come gliela. Come gliela sminchi. Cos'è sta storia? Possibile caricare. Eccola. Praticamente sono morti tutti. Sono praticamente morti tutti. I lupotti, dove stanno i lupotti? Al lupo, l'agnello. L'agnello al lupo. Dai, ma si fa così. Ma vedi te, che bastasi. Che bastasi. Qua. Pezzi di rovine.
Dai, vieni qua, su. Su. Vieni qua, ce la fai a venire qua. Dai, su. Ok. Materiali. Frutti, roba morta, fantastico. Ben detto fantastico, fantastico. Questo, porca miseria, ci mette sempre un casino a farlo fuori. Che due palle che è sto coso, mamma mia, oh. Cioè, non va giù proprio. Ho una spara più 7 e gli fai 40 danni, cioè, che merda. O sbaglio. Il punto dove lo colpisco, non lo so. Perché proprio pochi, eh. E non muore, guarda che roba, guardalo, per 320 anime, dai. È una cosa di polpo, non ne vale neanche la pena, cioè. Detto proprio onestamente, tutto sto tempo, sto casino, per fare cosa poi? Ma. Vabbè. Era così, giusto, giusto che c'avevamo voglia di farlo fuori, mica peraltro. Poi, pezzi di rovina qua. Abbiamo piume, ottimo, anche pietra del santuario, fantastico, se le dire fantastico. Oggettini di vario tipo. Secondo me un altro livello ce l'abbiamo, eh. E non perché ammazziamo le capre. Anche se prendiamo tanti oggetti. Trancio di carne, fantastico. Tra l'altro fa sti lavori senza scendere dal cavallo, quindi a maggior ragione è sempre ancora più brava sta tizia. Oh, là, anche le penne, fantastico. Fantasticissimo. Vabbè, il cerbiattino potevo evitarlo, eh. Sarà, ma alcuni animali ammazzarli mi fa una pena, mi fa. Tipo sti qua, non danno fastidio a nessuno, i gufi. E io li ammazzo così, per prendere di cosa poi delle uova. Anche i fiori, cioè in teoria dai, girasole aureo appassito, ma perché? Non l'ho potuto lasciare lì dove erano, ma perché? E si scende di qua.
Voilà. Buongiorno. Erano la cavaliere di Godric, che è il terzo che abbiamo già preso. Vabbè. 8500 animel. Tutta roba già vista e rivista, ok. Ok, niente, sconfitto e quindi... Ok, quindi dicevamo niente. Andiamo qui, come al solito, alla chiesa di Elesh. Di L, scusate. Andiamo alla chiesa di L, saliamo di livello. E ci salutiamo. Allora, ce ne servono 13.435. Quindi sarebbero esattamente 3, 4, 7, 4.800, dai. Quindi 4.800 anime. Oppa. 3.200. 4.800 abbiamo detto. 4.800. Minchia. Ce la potremmo fare? Penso di sì. Oppla la la. Nuovo livello, sì, ci stiamo dentro. Questo è tosto. Questo non è affatto male. Questo un po' meno. Questo è un cazzo. Eccoci qua. Forza 25 a questo punto, penso di sì. Bene. Tra l'altro non ho venduto roba, anche perché nell'inventario cosa abbiamo? Abbiamo tanta 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 roba comunque, perché abbiamo, a parte tutti questi oggetti, che questo per farmare serve tantissimo, d'ora in avanti lo userò. Quell'affare ce l'abbiamo già, queste cose ce l'abbiamo pure, tutte queste brave cosine. Poi i nostri fantasmini. Gli oggetti che ci servono per farmare oggetti. Un seme ce ne manca ancora uno. Poi 13 da 1, da 2 e da 4. Non abbiamo più quelle da 3.
più queste che servono per le armi speciali. Queste cose qua. Poi una chiave di pietra. Più un mucchio di cose. Ok. Tre sole mappe. Bolle dell'oracolo. Queste sono le stregonerie. Questi sono gli incantesimi. Queste sono le ceneri di guerra. Tra l'altro ne abbiamo due di queste, perché non ci appaiono mai? Boh. Le armi. Allora, sul momento sono tutte diverse. Sì, sul momento abbiamo sì, un disarcionatore. Questo è diventato pesante, più 7. Armi a volontà. Beh, sì. Armi proprio a volontà, ragazzi. Frecce. Scudi. Tutti diversi. Buono. Elmi di vario genere. Qua ne abbiamo due uguali. Possiamo venderne una. E beh, scusate. Ok. Guardate. Tre abiti del cazzo diversi. La mia più altre due da vendere qui. Ok. E due pantaloni. Questi stanno tutti bene dove stanno. Questi sono i messaggi. I dipinti ne abbiamo due. Più le guide, che questo praticamente sarebbero le basi del tutorial. Ok. Va bene così. Allora, l'inchino ci piace. Il cenno con la mano. Schiocca le dita. Salto di gioia. Grido della radunata. E riposo. Allora, vediamo un po'. Quanti gesti abbiamo? Pietà. Preghiera. Abbattimento. Sonnellina, gambe incrociate, riposo. Questo è per le donne. Cosa vuoi? Inchino, abbiamo detto, grido, schiocco dita. Annuisci con aria assorta. Indica avanti, in alto, in basso, aspetta. Cenno con la mano, cenno d'invito, accoglienza calorosa. Forza, salto di gioia, aria trionfante. Proviamo così, va. Ok, raga, alla prossima. Ciao ciao.